a voi. E grazie a voi. Che ci spiegherà un po' più dettagliatamente, che si chiama Epifania. Quindi consiste, in realtà è un'azione di volontariato. Già io da moltissimi anni porto avanti, ho scelto un'azione di volontariato nel corso del tempo. Poi negli ultimi 5 anni ho pensato a questo laboratorio completamente dedicato alla fotografia, dove scelgo 8 ragazzi, 8 giovani fotografi, e li seguo per 2 anni. Che cosa insegno loro? Insegno un metodo di lavoro. Io che ho imparato fare meglio le fotografie seguendo i laboratori di Antonio De Miller, che è un regista e un attore di teatro scomparso più di 20 anni fa, non so se voi lo conoscete. Io assistivo a questi laboratori che consistevano per lo più nel ripetere in una maniera ossessiva la stessa azione, fin quando non diventava sempre più scarna ed essenziale. Cioè l'attore leggeva un testo, per esempio di Majakovskij, da questa lettura del testo ne traeva un'azione, questa azione ripetuta per un lasso di tempo notevole diventava altro ancora. In realtà i ragazzi nel laboratorio scelgono un soggetto, chiaramente il soggetto è fondamentale, è importante, non è un pretesto, è qualcosa con il quale i ragazzi vogliono dialogare, è qualcosa di non svelato, che ha un mistero, qualcosa di non risolto. Insomma, la scelta del soggetto è importante. Ritornano su questo soggetto per appunto il laboratorio dura 2 anni. E questo lavoro, il loro lavoro diventa sempre più scarno ed essenziale. Io dico un'opera è buona quando quest'opera paradossalmente si allontana dall'autore. Man mano che questo processo va avanti, si libera e diventa e permette all'altro che vede l'opera di poter entrare dentro, cioè di possessarsi. Questa è l'utopia del laboratorio, per cui loro realizzano, come potete vedere, i lavori che sono completamente diversi dai miei, quindi non sono dei piacercini assolutamente, ma utilizzano un metodo che rende questi lavori rigorosi, cioè hanno dei portfolio finiti dove l'altro che vede può accettarli o meno, possono piacere o meno, ma sono dei lavori che comunque hanno una completezza, comunque hanno un rigore, comunque sono dei lavori che puntano all'essenzialità e quindi a questa apertura. E la seconda edizione del laboratorio, ognuno ha sono 8 generi diversi, sì, perché in questo la pretesa è anche questa di non far guardare in questi 2 anni nulla, cioè non, la mia libreria non è a loro disposizione, anche quando mi accorgo che nel corso del tempo ci sono queste vicinanze con altri autori, io non le rendo manifeste, affinché loro possano dedicarsi soltanto a una introspezione più che misurarsi col linguaggio. Poi questa cosa può avvenire dopo. Questo porta a una sorta di fotografia che perlomeno non mente, cioè che ha una sorta di autenticità, questo guardarsi continuamente dentro, questo chiudersi rispetto a tutto quello che è l'esterno, quindi le immagini che vedi nelle mostre, le immagini che vedi attraverso i libri, le immagini che puoi seguire su internet, che sono tantissime, ma dedicarti soltanto a te stesso. Il risultato più o meno di questa seconda edizione, la vedete in mostra, è una mostra che chiaramente non contiene tutti i lavori, quindi sono una parte dei lavori, perché lo spazio chiaramente non è così grande, sono 8 autori. La prima presentazione del laboratorio
e solitamente avviene in un posto emblematico della città di Napoli, tipo 3 anni fa nei sotterranei del Castello dell'Ovo, nella sala delle prigioni di Castello dell'Ovo, e quest'anno invece in una chiesa della Sanità, la chiesa della Misericordiella, e sono sempre posti in qualche modo emblematici. Questo tavolo lungo 15 metri, dove sono esposto sotto forma di portafoglio, come libri, gli otto lavori. Quindi si sfoglia il primo portafoglio, appunto il primo libro, si chiude, poi passi all'altro, e questa, diciamo, è la prima presentazione. Poi in giro sono stati in mostra a Roma, continueranno a girare, hanno già vinto anche 5 premi, insomma, chiaramente il lavoro viene mostrato a parete, insomma, questo. Quando discutavamo sulla possibilità di realizzare questa cosa, che abbiamo fatto il possibile per realizzarla, insomma, qui a Piemonte, mi parlavi di una, come dire, almeno un nesso tra il tema, il festival e il tuo lavoro. Sì, è chiaro che voglio dire, cioè, io per 2 anni ho ospitato 8 ragazzi al mio studio, chiaramente è un'azione di volontariato, perché i ragazzi, fin anche quando si produce la mostra, che costa molto, perché c'è un catalogo, sono le produzioni delle stampe, la prima volta abbiamo fatto un crowdfunding, questa volta invece siamo stati fortunati, una parte delle spese da coperte. Napoli Teatro Festival, che ha preso il laboratorio, ma comunque io metto a disposizione una stampa mia, che viene venduta a collezionisti e non, che serve per finanziare il festival, ma loro, i ragazzi stessi, cominciano a vendere le fotografie, e la vendita viene suddivisa, il ricavato viene messo a disposizione di tutti e 8 i ragazzi, anche dopo, nelle varie occasioni dove viene esposto il lavoro. Quindi il laboratorio diventa, nel corso del tempo, inevitabilmente una sorta di comunità, cioè si autoalimenta, loro si confrontano, sono in qualche modo costretti ogni 15 giorni, ogni mese, a presentare delle fotine sulle quali si dialoga. No, io prima parlavo, cioè i motivi per cui dedico tutto questo tempo, perché è veramente tanto, e chiaramente allora mi chiedevo perché, tutto sommato, non, qual è il motivo principale. È chiaro che allora sono un po' andato un po' indietro nel tempo. Io sono cresciuto in collegio, ma i genitori, sono entrato in collegio piccolissimo, avevo 8 anni, e in qualche modo lì è proprio il luogo dove dare a avere di continuo, cioè se stai dentro, voglio dire, una serie di relazioni avviene continuamente, non sei affatto protetto, non hai i genitori, quindi già questo ti insegna molto stare nel gruppo. Ma devo dire, ne parlavo anche con i ragazzi, poi che cosa mi interessa, potrei darne una sorta di questo laboratorio, si parla molto, dovete considerare che i candidati sono tantissimi, 2 anni fa erano 140 ragazzi candidati, anche gratuito, quindi voglio dire, c'è anche per questo aspetto, però voglio dire anche perché dà anche degli ottimi risultati, principalmente, penso. Quindi potrei avere anche un ritorno come immagine, ma non penso che posso, che mi serva molto. In realtà il lavoro, sono 16 ragazzi finora, quindi sono 2 edizioni. Sento che sono veramente legatissimo. Nel corso del tempo, nel laboratorio, si crea una vicinanza dal punto di vista proprio umano fortissima. Cioè questa condivisione su cose veramente importanti di se stessi, come dire, condiziona il rapporto di ognuno. Infatti inevitabilmente si creano questa comunità, sia con gli 8 di prima, con questi di adesso, ora si sono fusi. E comunque questo toccare sempre, come dire, avere a che fare con aspetti importanti, necessari, una propria interiorità, in qualche modo chiaramente
crea o crea, tutto ciò ha un legame intenso e forte. Io devo dire che tutta questa carica emotiva, tutta questa, come dire, questa vita vera è quello che più mi interessa del laboratorio, perché è quello che più mi riparla. Ma voglio dire, anche il rispetto di una sorta di piccola ciliegina sulla torta, perché poi tutto il resto delle mie cose, io che comunque mi muovo nell'ambiente dell'arte contemporanea, è completamente l'opposto, sempre più acido, sempre più freddo, sempre più... Il laboratorio è qualcosa che era, come dire, è per me veramente, come dire, una sostanza, veramente una necessità, veramente una relazione intensa, per cui questi sono i motivi per cui porto avanti.